Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 11 maggio e oggi andremo a Venezia a festeggiare il compleanno di mia figlia che è stato ieri 10 maggio e la festa della mamma che sarà domani e quindi andiamo a Venezia da mia figlia, io, mio figlio e mia mamma e pranziamo insieme, stiamo un po' insieme anche perché la città da ieri, no, dal 9 maggio 9, 10, 11, 12 maggio è piuttosto blindata perché c'è la Dunata degli Alpini, quindi andremo in stazione a piedi perché non c'è neanche un servizio di bus che può portare le persone in stazione e quindi faremo una passeggiata e prendiamo il treno di mezzogiorno così arriviamo giusti per l'una per andare a pranzo, poi penso faremo un giretto per Venezia e poi torneremo a casa nel tardo pomeriggio. Oggi quindi non mi dedicherò più di tanto a inscatolare cose, metterò un po' d'ordine, ma comunque questo video è l'ultimo video che vedrete qui nella casa vecchia e sarà un collage degli ultimi giorni, quindi tra oggi che è l'11 maggio e il 22 che è il giorno prima del trasloco, perché poi il 23 appunto ci sarà il trasloco, quindi se vi fa piacere seguitemi e vedrete condensati in un unico video tutti questi ultimi 10 giorni, sì, 10-12 giorni. E io adesso vado a prepararmi e metto un po' di ordine in salotto, cucina, che ieri sera abbiamo mangiato la pizza io e mio figlio e ho lasciato tutto là perché ieri ho avuto una giornata super intensa. Ah, come vedete sono finalmente andata dalle parrucchiere, ho fatto il colore e ho stirato i capelli. Io quando vado da loro stiro i capelli, ultimamente li preferisco così, lisci, quindi sto valutando se comprarmi una buona piastra per magari stirarli, ovviamente con un termoprotettore, perché ultimamente i miei ricci fanno un po' i capricci, cioè non sono più belli, non so se sia un periodo dovuto magari anche allo stress, e quindi vedremo, insomma, vedremo in futuro. Ok, io vi lascio al video e vi auguro una buona visione, vi mando un bacio e poi al prossimo video ci vedremo nella casa nuova. Domenica pomeriggio, domenica 12 maggio, io ho separato i due pezzi del divano, li ho aspirati, ho tolto i cuscini, ho pulito, ho tagliato le frange strappate, quelle proprio eclatanti, perché questo divano sarà regalato. Mi ha scritto una ragazza, mi ha detto che le serve temporaneamente perché starà in un appartamento per un anno e ha sei gatti e quindi non le interessa se è così distrutto. Io l'avevo messo in regalo, magari pensando che qualcuno poi lo rivestisse, ma le ha detto che lo terrà così e lo darà ai suoi gatti, lo useranno i gatti e comunque è un buon divano, ancora una buona seduta ed è della Dondi Salotti. Io l'avevo preso usato e già graffiato da gatti precedenti del proprietario. Ho deciso di imballare anche profumi, make-up e palette, quindi terrò fuori solo pochissime cose che utilizzerò in questi 10 giorni, due profumi, un make-up molto basico e una sola palette. Utilizzerò un beauty case vecchissimo, ce l'avrò da 20 anni, è della Ken Scott, che è molto capiente per i fondi, blush, gli illuminanti, lip gloss e le matite, e poi metterò invece in una scatola tutto il resto.
Ed ecco qui tutto il make up che è rimasto fuori, qua ovviamente tutto vuoto, quindi matite occhi, sopracciglia, un illuminante, una terra, la palette, qualche gloss e qualche matita labbra, il mascara, i due profumi, fondo e contorno occhi, il blush e un temperino. Buongiorno, oggi è il 15 maggio, la signora che mi ha venduto la casa è appena partita, quindi è appena traslocato. Adesso io sto finendo questi ultimi studi dei mobili, di come metterli e dopodiché vado da Mauris perché devo comprare un po' di cose per pulire la casa e poi andrò dentro, inizierò le pulizie, non vedo l'ora. Ragazzi, vi faccio vedere velocemente cosa ho preso da Mauris. Allora, ho preso il sistema Turbo Smart di Vileda, sapete quello che poi ha il pedale e serve per strizzare benissimo il fiocco, questo si chiama fiocco. Il consiglio l'ho chiesto a Barbara, la Barbara di Barbara M Channel, ormai penso che la conosciate in tanti, lei ormai è famosissima su YouTube perché è brava nelle pulizie e nel consigliare tante cose. Tra l'altro, una persona semplice, gentile, mi ha risposto alla mail in un nanosecondo. Quindi, Barbara, grazie, ho seguito i tuoi consigli. Lei mi aveva detto che preferiva il Turbo Smart rispetto al Rotomop. Io mi ricordavo un suo video su questo, ma non mi ricordavo più quale dei due aveva detto che preferiva, quindi gliel'ho chiesto. E poi ho preso anche un fiocco di ricambio. Allora, questo è costato 27,90 euro. Su Amazon era a 23, ma non aveva Prime, quindi c'erano 4 euro di spese di spedizione. Quindi a questo punto sono andata direttamente da Mauris, anche perché da Mauris costava meno il ricambio, costava 4,80 euro, mi sembra. Poi ho preso, vabbè, spugnette Vileda, sapete che io amo queste di Vileda. Ho preso queste classiche spugnette perché adesso farò tante pulizie in casa nuova. Ho preso un pacco di veline. Queste qui sono sempre utili, sono quelle a tre veli e mi piaceva anche la decorazione della scatola. Ho preso sacchetti, questi qui 28 pezzi venivano 99 centesimi, quindi mi serviranno tantissimo. Sempre su consiglio di Barbara, ho preso il lavancera profumato adatto al parquet in legno, perché in casa nuova il parquet è ovunque, tranne in cucina e in bagno e io non sapevo come trattarlo. Come detersivi spray ho preso il Cif Green Active Sgrassatore, l'olio essenziale di limone, rimuove anche il grasso ostinato perché farò una pulizia bella profonda. E anche ho preso questo candeggina gel magari per il bagno, ma comunque anche questo è molto utile per lo sporco ostinato perché disinfetta anche. Mi sono fatta tentare da questo sapone Cocco e Monoi per le mani antibatterico, così lo metto in casa nuova finché faccio i lavori. Anche se in realtà saponi per le mani ne avevo, però ho preferito, visto che ero lì, prenderlo, costava pochissimo, ora non mi ricordo. Poi ho preso due di questi panni particolari di Mauris, marchio Mauris, spolvera lucida senza graffi ed aloni, piastrelle docce, rubinetterie, vediamo se funzionano, costavano mi sembra 99 centesimi l'uno, quindi ne ho presi due. Poi ho preso uno spray, profumatore ambienti di Fece Azzurra, l'ho annusato e mi piace. Bambù e fiori di loto, quindi adesso spalancherò le finestre, spruzzerò un po' di profumo, insomma, e poi brucerò il Palo Santo. Lo sapete che il Palo Santo porta energie positive. Poi ho preso un po' di lampadine perché in casa nuova alcuni lampadari sono rimasti, alcuni no, e quindi ho preso i portalampade. Poi nel weekend verranno mio cognato e mia sorella e pittureremo una stanza, penso, forse anche qualcos'altro, non lo so. E mi monterà mio cognato i portalampade, insomma i lampadari. Ecco, questo è tutto e noi ci vediamo nelle prossime clip.
succede, Jerry? Ma amore, ti sei spaventato? Briciola, ma cosa succede, amore? Stella dov'è? Eccola! Sei spaventata? Sono tutti agitati. Ciao ragazzi, mi faccio un attimo vedere in questo video. Allora, come avete visto, la casa è per aria. Mancano solo 2 giorni al trasloco ed è un gran caos, però ce la faremo. Oggi sono venuti gli amici di mio figlio che hanno trasportato in un furgoncino parecchi mobiletti, cose che insomma volevamo arrangiarci a trasportare. Io sono alle prese con i capi di abbigliamento, li sto piegando e mettendo nelle varie valigie e sto anche cucinando delle cosce di pollo per stasera perché ormai il frigo è vuoto e insomma ho finito le ultime cose che avevo dentro, quindi adesso non perdo altro tempo, vado avanti a sistemare tutto. Come avete visto, i miei gatti sono completamente spaesati. Ovviamente oggi, mentre veniva smontata la camera mia che ho venduto, li abbiamo chiusi in camera di mio figlio con le loro ciotole, con la loro lettiera, perché non volevamo che si spaventassero troppo, ma loro comunque avvertono del cambiamento che sta avvenendo e sono molto agitati, molto impauriti, e d'altra parte però è inevitabile. E quindi, appunto, dicevo, adesso mi metto a finire le ultime cose e noi ci vediamo nelle prossime clip.